Bentornate carissime telespettatrici, bentornati cari telespettatori di Dottor Wisp, siamo di nuovo in studio, un servizio che vuole dare informazione, buoni consigli, buone notizie. Oggi abbiamo un ospite importante, la dottoressa Patricia Giosuè, che ringrazio di essere intervenuta presso i nostri studi. È Buonasera. un medico psichiatra e psicoterapeuta, quindi direi la persona giusta per affrontare tutte quelle varie componenti mentali che non solo coinvolgono la sfera sportiva, ma coinvolgono un po' tutta la quotidianità di ognuno di noi, di atleti, non atleti, persone in difficoltà, persone raggianti. Eppure, dottoressa, diciamo che la sfera mentale aiuta nel mondo dello sport a raggiungere dei risultati incredibili. Abbiamo dei contributi che ci fanno tornare alla mente dei campioni e delle grandi imprese che praticamente hanno raggiunto l'eccellenza. Sì, è vero Alberico, quando abbiamo parlato di questo argomento, la forza di volontà, la salute mentale, di fatto ho pensato a tutta una serie di campioni che avevano lasciato una parte del loro sé impressa nella memoria della nostra E collettività. ci hai portato anche alcuni esempi pratici come Jimmy Connors, il famosissimo tennista che aveva tutta una sua capacità armonica di muoversi nel campo. Capacità armonica, ma soprattutto quando lui parlava di sé, dice qua mi vengono a vedere per vedermi perdere, per vedermi mugugnare, ma insomma soprattutto per vedermi combattere. E questo è uno degli aspetti sui quali vorrei che voi poneste un attimino l'attenzione questo pomeriggio. Oppure l'idea della scalata fatta da George Leigh Mallory, quando ha iniziato a scavare l'Everest, muore scalando questa stessa montagna e il suo corpo viene ritrovato 75 anni dopo. Lui Sì. non ha mollato, era un uomo che aveva messo il primo piede su questa montagna. Oppure lo stesso Valentino Rossi con i suoi rituali, le sue capacità di slacciare le catenine porle con cura, tenere il suo motorhome in perfetto ordine, come se vestisse una tuta da torero. O lo stesso George Best che nel boom del dopoguerra, nella Londra, che dettava i criteri di un nuovo stile, no, di vita, era apprezzato ed amato perché aveva questo suo stile, non solo nel calcio ma anche nella vita quotidiana. O anche diciamo, la famosa Ed Kreiger, del lancio del peso, con le sue sofferenze, i suoi sogni, la sua capacità anche di gareggiare per una cosa sulla quale il suo fisico era diciamo, predisposto perché faceva il lancio del peso, ma anche il suo dolore per quello che poi lei sentiva dentro, quello di poi cambiare sesso, nel proseguo della sua vita e della Dottoressa, sua abbiamo carriera. fatto degli esempi lampanti di raggiungimento vero e proprio dell'eccellenza, però come tutti i grandi atleti, poi fondamentalmente si parte dalla componente fisica, cioè dal sacrificio, dall'allenamento, dalla tecnica per quanto riguarda proprio l'attività sportiva che abbiamo racchiuso poi in quattro elementi che non è secondaria ma poi va ad accompagnarsi ad una componente mentale. Vediamo un attimo quali sono gli aspetti fisici da curare per intraprendere un cammino verso l'eccellenza e la performance sportiva. Sì, proprio per dare una cornice anche di comprensione dalla mia visione privilegiata, ho voluto proporvi una riflessione sulle capacità condizionali, che sono la forza, la resistenza, la velocità e la mobilità, che appartengono a tutti gli atleti, in particolare agli atleti potenziali olimpici e ancora di più agli atleti campioni di cui Certo. abbiamo parlato, che esistono oppure che insomma hanno lasciato impresso nella memoria della collettività la loro, diciamo, esperienza Questi professionale. sono quattro aspetti che sono comuni, direi, proprio a tutti gli sport, quattro aspetti universali. Quanto è importante la capacità condizionale e quanto è importante invece la componente mentale che di fatto va a caratterizzare, a potenziare, ad accelerare questi fattori? Sì, è importantissima perché per
Proprio per la definizione, queste sono capacità che vanno allenate per raggiungere delle alte performance, ma va allenata anche la quinta capacità condizionale, che è la resilienza. Resilienza che per qualche verso è sottilmente collegata alla forza di volontà. Mi viene subito da chiedere, perché è un termine molto attuale e anche molto utilizzato, devo dire, negli ambiti proprio della psicologia dello sport, da dove nasce e che cosa significa proprio il termine resilienza? Per resilienza noi intendiamo una capacità di reagire alle varie contingenze che la vita ci propone e in qualche modo evitare la disgregazione che potrebbe conseguire ad eventi molto forti, molto gravi, molto complessi, ma in qualche modo riproporsi superando una crisi, riproporsi con una nuova strategia, forti dell'esperienza vissuta e capaci di in qualche modo continuare a vivere la vita amando e senza tenersi dentro e covare la sofferenza o la rabbia. Potremmo dire che non c'è resilienza senza crisi, senza difficoltà, senza un momento di prova? Beh, io direi che è proprio la prova che ci permette di sperimentarci nella nostra capacità resiliente. E come dicevano i latini, per aspera ad astra, quindi in questo caso è un'opportunità. Non va vista come un deficit, ma proprio come un'opportunità per capire e migliorare poi le nostre performance e le nostre competenze. Diciamo che la resilienza è un pochettino la capacità di reagire riportando in positivo un evento negativo, che, come abbiamo visto dalla slide del famosissimo coniglietto che non si ferma mai, non va confusa né con la resistenza né con la capacità di perseverare, è qualcosa che va oltre. Va oltre perché è una capacità mentale, va oltre perché è ancorata a un nuovo modello di pensarsi, non ci si pensa come invulnerabili in modo illusorio, ma si acquisisce il cosiddetto ottimismo appreso, nella quale impari una nuova modalità di pensiero che ti aiuta proprio a fronteggiare la difficoltà con degli stili di coping e in qualche modo a recuperare te stesso in una nuova dimensione. È evidente il parallelo tra lo sport oggi più che mai e la vita quotidiana, perché sono sicuro che oggi chi ci ascolta con l'orecchio dello sportivo sa benissimo di cosa stiamo parlando, ma chi ci ascolta con l'orecchio della persona che comunque vive le difficoltà quotidiane percepisce allo stesso modo il messaggio che vogliamo lanciare. Tuttavia andiamo un attimo a capire e a spiegare quali sono le sindromi specifiche da sport per quanto riguarda proprio il momento della crisi, un pochettino la paura di fare qualcosa di difficile, di impegnativo, di dover raggiungere un obiettivo che magari lo si vede irraggiungibile. Sì, sicuramente ognuno di noi percepisce il rischio della paura di non farcela in ogni circostanza e soprattutto l'atleta che si approssima ad una gara, ma se tu hai questa abilità che è richiesta, nella quale tu gestisci in qualche modo la tua capacità, la tua mente, puoi recuperare sempre una tua condizione di flow e in qualche modo evitare di essere sottomesso da quelle sindromi specifiche da sport che tutti noi possiamo ricordare o riconoscere. Per esempio, parliamo della sociopatia da sport, burnout, autoritarismo e doping sono state riconosciute come le principali sociopatie da sport. Spenderei una parola sul burnout, che magari non tutti conoscono. Sì, un esaurimento da eccessivo allenamento, un esaurimento da eccessivo impegno che in qualche modo ti compromette la performance, o per esempio i casi di doping nei quali, sempre da sociopatia, vi ricordo di questa velocista, la Griffith, probabilmente la Griffith, che praticamente lei era colei che voleva vincere, aveva uno sprint miracoloso e con lo stesso sprint è deceduta precocemente a 39 anni. Sì. Proprio perché aveva utilizzato per mantenere la performance in modo diciamo così svantaggioso, non salutare ciò che non avrebbe dovuto salire, perché di fatto era un campione. Nella precedente slide abbiamo visto che tutto si può allenare, ma quindi la domanda è: potremmo riuscire ad allenare anche la nostra capacità di resilienza?
possiamo allenare la nostra resilienza, ci sono dei modi per farlo, voglio dire, Bebe Vio che abbiamo appena visto è l'esempio di quanto, no, oltre agli aspetti fisici si può allenare anche la volontà di allenarsi e quindi di raggiungere gli obiettivi. Ci si deve imporre il raggiungimento di obiettivi a prescindere dalla gratificazione concreta, questo è un po' il segreto, lasciami passare questa cosa, perché come ci si allena, come si ottiene questo? Solo imparando a fare ciò che non ci piace. Ma quanto è difficile però riuscire a stimolare, a motivare una persona che non riesce proprio ad andare oltre, perché non è poi, tra il dire e il fare, non è semplice riuscire veramente a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Da dove parte una terapia, diciamo, o comunque un affiancamento proprio per lo sviluppo delle capacità cognitive e della forza di volontà? Alberico, tu mi insegni che sin dall'antica Grecia lo sport serve in qualche modo ad aggregare, certo. Serve non solo a eccellere ma a stare insieme, quindi tu così mi butti l'amo per parlare della resilienza in termini relazionali. Ovviamente. Perché adesso abbiamo lavorato e pensato alla resilienza in termini individuali, esatto. Però oggettivamente c'è una resilienza che ci permette di affrontare e ottenere ancora maggiori risultati se noi siamo insieme agli altri. Quindi questa dimensione sociale di questo aspetto non è l'unico, no? Ma insomma, certo. È sicuramente un punto d'aggancio sul quale partire. In un cammino così importante che può dare grandi risultati, ma che comunque non è detto che si riesca poi a stimolare nella maniera giusta, quanto è importante essere affiancati da un professionista come la dottoressa Patricia Giosuè o comunque uno psicologo, uno psichiatra, uno psicologo dello sport per riuscire a raggiungere un risultato sicuro, e quanto il risultato può essere sicuro? Beh, oggi penso che se vuoi ottenere tanto l'impegno appunto deve essere un impegno di una squadra, di un'equipe, quindi persone, professionisti addestrati a tirare il meglio di te. Potremmo riuscire ad allenare la resilienza senza un professionista, uno psicologo, uno psichiatra che ci dà una mano? Io sono la psicoterapeuta e la psichiatra dei manuali self-made, dell'automoto aiuto, questa è la mia formazione, quindi perché no? Se noi diamo gli strumenti alla persona e la persona ha la volontà, la forza di volontà di stare a leggere, a studiare, a impegnarsi, sicuramente può ottenere anche dei risultati individuali. L'apporto del clinico, l'apporto dello specialista serve a consolidare, a rafforzare e magari a mettere luce su delle zone grigie. Abbiamo parlato della resilienza, ma possiamo fare anche un passo indietro quando la paura di non raggiungere uno sport letteralmente ci blocca, quando la paura di un obiettivo ci schiaccia, che cosa possiamo fare se non riusciamo a superarla? In questo caso uno psicologo, uno psicoterapeuta ci può dare una mano a sbloccarci? Ma sicuramente oltre all'approccio di positive che abbiamo visto, therapy, psychology, esistono tante tecniche di rilassamento o di gestione dell'ansia. Noi parliamo di ansia da prestazione prevalentemente nello, certo, sportivo medio, ma anche negli atleti campioni e atleti olimpici. Quindi perché no? Esistono tecniche efficaci, dal training autogeno al controllo del respiro, al rilassamento muscolare isometrico, al rilassamento muscolare progressivo di Jacobson. Sono tutte tecniche che aiutano in gara, prima della gara, e soprattutto ci permettono di raggiungere quello stato di benessere, quello stato di flow che serve, certo, all'atleta per mantenersi performante e raggiungere sempre al massimo il suo obiettivo. Abbiamo detto dell'efficacia del metodo relazionale, hai portato un bellissimo video nel quale la relazione è tra Fantino e Cavallo e nel quale lo stato ci pone veramente la difficoltà di buttare il cuore, ma non solo il cuore, Cavallo e Fantino oltre l'ostacolo. È bello rivederlo e con questo chiudiamo la nostra trasmissione commentandolo. Benissimo. Qui vediamo appunto il Cavallo e il Fantino che devono fare un salto di quanto, dottoressa? Devono saltare questa staccionata di soli 2,13 m. Ed è incredibile come il Fantino sappia esattamente quello che voglia
il cavallo, e il cavallo sa benissimo che il fantino gli darà l'ordine di cui ha bisogno. Sì. Guarda e studia l'ostacolo, la consapevolezza. Consapevolezza, forza, resistenza, resilienza, e una resilienza anche, diciamo, di reciprocità tra questi due elementi, fantino e cavallo. Sicuramente, dottoressa, la parola magica è concentrazione ai massimi livelli, nulla può distrarre nell'uno e nell'altro. Probabilmente in questo momento sia l'uno che l'altro hanno già saltato l'ostacolo mentalmente. Hanno già saltato l'ostacolo, è proprio quello che fa la persona resiliente, si immagina competente anche nell'affrontare le sfide future. Sapere di poterlo fare. Sapere di poterlo fare. E sono oltre 2 metri. E vai. Ed eccolo qua. E c'è un'emozione fantastica nel guardare questo salto meraviglioso del cavallo Sunshine insieme a Just Verloy. Ed è proprio con questo messaggio che tutto si può fare, ma purtroppo anche tutto si può non fare, che noi approfittiamo, ecco, vediamo anche un rallenti di quello che si può riuscire a fare. Bellissimo. Sì, sì, veramente emozionante. E sì, è bello, perché il messaggio anche in conclusione che ti vorrei lasciare, Alberio, e vorrei lasciare ai telespettatori, è che sei un atleta se pensi da atleta. Esatto, e bisogna pensare da atleta anche se non si è atleti. Esattamente. Ed è con questo messaggio che salutiamo i nostri telespettatori, tutte le nostre telespettatrici. Io vi saluto e insieme alla dottoressa vado a gustarmi qualche ottimo prodotto proteico It Pro, perché le nostre performance sportive hanno bisogno anche di un'ottima alimentazione. Ci vediamo alla prossima puntata di Dottor Wisp.